Salve a tutti ragazzi e bentornati da Max Shusha. Siamo tornati con The Witcher 3 e siamo pronti per affrontare una nuova zona di mappa, una nuova parte di questa avventura. Siamo finalmente giunti a Skellige. Comunque l'isola dove dovremmo ricongiungersi con Yennefer. Sono andato un po' in giro e vi posso dire che il paesaggio, quest'isola è abbastanza di... Olaf, hello motherfucker. È abbastanza diverso rispetto a tutti i posti in cui siamo stati nel corso di questa avventura, quindi sia il Velen che Novigrad, perché è un'isola. Potrete vedere qui la... Oh, ho spiccato il volo. Potete vedere che è pieno di verde, pieno di montagne. Ma diamo un po' un'infarinatura di dove ci troviamo, in che situazione si trovano queste isole. Queste isole, ragazzi, sono governate per lo più da dei clan che fanno della razzia, della pirateria il loro punto di forza, insomma, scorrerie, eccetera, eccetera. Sono appunto, ci sono diversi clan nelle diverse isole che fanno tutte capo a un re, che in realtà non ha un valore vero e proprio, più che altro una figura simbolica. In momenti di guerra tutti vengono riuniti e questo re li guida in questa guerra. Loro hanno un obiettivo comune, un nemico comune, che sono gli oscuri. Tanto siamo arrivati. Credo che sia un funerale. Vabbè, non è che ci volesse un genio, eh. You need not do this, child. I know, but I want to. It's madness. Such a young lass. Berna should be the one going. They shared a bed longer. Silence. It is her decision. Male male, qualcuno è morto e probabilmente... Oh, Yennefer. You look beautiful. Assassino. Thank you. Nice to see you again. The eulogy. King Bran of Clan Twirsech has embarked on his final voyage. At its end, our glorious ancestors await him. Together they will hunt and raid. They will sit round the fire and praise the deeds of ages past. For now, he lives in our hearts. One day, we too shall stand at his side and face the sea together. That will be a good day. Ecco, giusto perché parlavamo del re, siamo arrivati, è morto. Tra l'altro quella l'hanno bruciata viva. Yes. He was well respected. Unlike his wife. Quindi è stato ucciso dalla moglie. No, vabbè. Is it clans? In times of war,
Tradition holds the clans unite under the leadership of ma quello che ho detto io. We bid Bran farewell. Time to pick his successor who will lead us against the Black Ones. Oh raga, parole mie queste. Care Troll stand open to all who hail Bran of Clan Tuirsach dear. Mead and meat will be plentiful. During the wake, those who believe themselves worthy of the crown will step forth. Beh, io ragazzi, sinceramente, se c'è la possibilità, scamperei alla veglia funebre. Perché, vabbè, l'ultima no, perché sarebbe proprio da sottoni, però. We don't have to go. Feasts in Skellige, so predictable. Slobbering drunks, brazen boasting, and the inevitable rows that result. Yeah, nothing like the banquets mages attend. Remember the one on Thanet? You were there. How could I forget? I also remember excruciatingly well what happened after the banquet. Oh. Questa raga c'ha in mente sempre solo una cosa, eh? Cioè. E noi gliela daremo, eh? My mind again. What's more, I like what I see. Vabbè, insomma ragazzi, abbiamo praticamente scoperto quello che vi ho detto io. In realtà noi ce l'aveva detto il tizio a Nilfgaard, anzi, il castello di Visima, però un Nilfgaardiano. Che cosa abbiamo scoperto? Vediamo, diciamogli tutto. Somehow Ciri wound up at the castle of the local ruler, a baron, self-proclaimed. This was after she was injured. Injured? Was it serious? Don't think so. Must have recovered because this baron sent her on to Novigrad. Think she was looking for you at the time. These witches Ciri came across, she was lucky to escape them. Witches? Creatures more like. Can't say exactly what they are, but they're dangerous. Very. Also ran into an old friend of ours in Velen, Kira. What on earth is Kira Metz doing in that wasteland? Hiding from witch hunters. Listen, she told me an elven mage had been there looking for Ciri. Good. You'll need to tell me more when we have some time. Been to Novigrad. Ciri was there, looking for a way to lift some curse. She's not there anymore. You're certain? Heard it from Dandelion, with no embellishments. Do you know any more about this curse? Not much. Ciri ran into some trouble, never finished what she went there to do. I recovered a phylactery. She was looking for a way to enchant it. I'll look at it later. How about you? What have you learned? Something strange happened on Ard Skellig a time ago. A disaster brought about by a burst of magic. Extraordinary, really. Natural anomaly. Never seen anything like it. My intuition tells me Syria was its cause. As much as I respect your intuition, Yen, we need something specific. Evidence. I'd know for certain if I was able to inspect the disaster zone. Unfortunately, Ermion and his druids aren't letting anyone near. So why won't Ermion let you inspect the area of the anomaly? Call it a difference of opinion. A large, loud difference. Look, it's Krach. White Wolf! Greetings, Krach. I shall see you at the wake. And I'll not accept any excuses. I've an important matter to discuss with you. I shall wear black and white for the feast. I count on you to don something complimentary. Something that doesn't reek of a thousand hunts. Yen, you know I can't stand new doublets. Just too tight till you break them in. And just like Krach, I'll not accept any excuses. We're not here to enjoy ourselves. We've matters to resolve and should dress appropriately. I've rented a room at the inn. Took the liberty of laying out some clothes for you there. You ought to go. Choose something. In the meantime, I've something to attend to. We'll meet at the entrance to the feast hall.
Quindi ci tocca. Però almeno abbiamo fatto un po' il riassunto di quello che è successo sia a Velen che a Novigrad. Niente ragazzi, adesso inizia la nostra avventura, che spero che sarà più ricca di emozioni rispetto a Novigrad. Velen ci è piaciuto, ma diciamo Novigrad è stato un po' più in cui ci siamo incagliati un po'. Ora, io direi che dobbiamo raggiungere le stanze di Yennefer, perché ci cambiamo ragazzi. Compiaciamola, perché così la sbomberemo. Siamo tornati ragazzi e guardate un po', i nostri capelli sono ricresciuti. Ho cambiato il taglio, ho rimesso quello originale. Magari qualcuno sarà contento, qualcuno no, me lo farete comunque sapere. Dobbiamo andare a raggiungere le stanze di Yennefer per vestirci a festa. A festa, a lutto in realtà, visto che è morto Bran, il re di... il capoclan delle isole. Come vi ho detto ragazzi, forse le possiamo un po' paragonare ai vichinghi, no? Per usanze, per qualcosa che ci suggerisce la vista. Questo. Sto facendo le cose un po' di fretta ragazzi, perché voglio scoprire qualcosa in più e direi che è anche il momento. No, in realtà ragazzi, perché sto registrando un sacco di video per Bari. Già, e questa è la stanza di Yennefer, quindi sbirciamo un po' tra la sua biancheria. No, volevo dire la sua libreria. E niente. Megascope. Guess she never goes anywhere without it. Già. Philippa Eilhart said, megascopes and toothbrushes, deeply personal possessions. Vabbè. Vediamo se riusciamo a scoprire qualcosa di losco. Insomma, dal punto di vista di Yennefer. La cosa che però mi lascia un po' guardingo è il fatto che comunque da molto tempo a questa parte non abbiamo più rincontrato la caccia selvaggia. Non che sia un male, ragazzi, però pensiamoci bene, visto che The Witcher 3 Wild Hunt, io mi aspetto adesso un'impennata clamorosa da questo. Oh mio Dio, l'unicorno. The stuffed unicorn. Ragazzi, she fixed it. L'ha aggiustato perché l'avevi sfondato te. Ragazzi, noi saliremo su quell'unicorno. No idea how she managed to bring so. E io ve lo farò vedere. E quel video sarà sicuramente segnalato. Perché sì, perché cioè, brutti balordi. Non voi ragazzi, ma chi lo fa. Vabbè, cambiamoci dai. Tanto è qua. Camicia elegante, tunica, calzoni. No, quello, non ho preso già il calzone. Scarpe comode di Skeldor. Tanto ragazzi, dal punto di vista dei nomi penso che li sto sbagliando tutti ultimamente, ma cazzo me ne della crisi. Oscene. Mazza. Cioè una più brutta, mettiamo questa ragazzi. Cioè Celestina, con tutto il bene che posso volere al Celeste e non gliene voglio, cioè non potevo andare in giro così dai. Ok che dobbiamo compiacere a Yennefer. Modalità right. Just not something I'd ever wear. But what don't we do for our... Who exactly is she to me? È la tua fidanzata che non hai mai fidanzato, insomma. È quella, è la tua ragazza, ma lei non lo sa più o meno. Vabbè, corriamo da Yennefer. Che poi ragazzi, manco dobbiamo compiacerla più di tanto. Cioè, secondo me ce la dà comunque. Quella c'ha un chiodo solo in testa e è quello. Vabbè, dove dobbiamo andare? Sì, guarda là. Ragazzi, sto facendo tutto il giro per arrivarci, perché come vi ho detto è arrampicata sulle montagne, ma proprio alte. Vabbè, tanto facciamoci questi tunnel che ci porteranno sicuramente nel luogo prestabilito dove ci sarà la veglia di Re Bran. Poi ragazzi, c'ha tante cose che mi ricordano Game of Thrones, cioè proprio è incredibile. Vabbè, ci sta, perché è una cosa fantasy medioevale. Ecco, per esempio questo tunnel mi ricorda un po' la barriera, il tunnel che porta da il Castello Nero a la parte wild della barriera. Comunque, penso siamo arrivati. Sì, eccola qua. La donna che profuma di uva spina e lilla. Rare. Ce lo doveva far vedere che scendeva da cavallo. He needs a worthy successor. You speak as though you have someone in mind. Skellige's troubles very much derive from it not being a hereditary monarchy. Any upstart can be king and destroy his predecessor's legacy. The King of the Isles is a more symbolic position. That should change as well. A strong leader who wields true power. That is what the times require. Introduce me. This is my friend Geralt, and this is Berna.
widow of the dear departed Bran. The Queen Mother. It's a pleasure to meet you, Geralt. You must forgive me. But on a day like today, I'm afraid I cannot indulge in my penchant for long conversations. Lovely outfit. You look dashing. Thank you. You're dazzling. You know I really. Comunque, ragazzi, ma noi conosciamo Geralt da un certo punto di vista, ma per Yennefer è proprio cotto. Vabbè, in realtà, sia se leggete i libri, insomma, è una cosa che capite subito. Ma me sei proprio un sottone, Gribbio. I don't know what Crack wants, but when we meet with him, we should have clear minds. Tanto calano i frame come la notte. Why dull my senses when I'm in such pleasant company? Guarda che lecchino! Do you plan to compliment me all evening? I plan to tell you what I think. Tanto quello fa il guardone dietro. Vabbè, lanciamoci all'avventura. Partecipiamo insieme a Yennefer alla veglia funebre. In realtà questa veglia chiunque può diventare capoclan, comunque il re dei clan. E non so in realtà come decideranno. Adesso lo scopriremo. Questo Geralt, there's something I've been meaning to ask. Dici. Your beard. Why did you decide to grow it out? Don't really know. Must say it suits you. Ah, ok, perché mi fa tanto maschio. Anche io, ragazzi, nella realtà, nella real life, sto cercando di far crescere dei peli che chiamo barba, ma in realtà sono più simili a dei peli pubblici. No, scherzo. Lady Yennefer. Passa l'ambulanza. Sir. Greetings, Arnvald. My companion is Geralt of Rivia. I am honored. Dove sarà Crutch? Nice to meet you too. Quite a few guests. Poi they come to bid their king farewell. They come to see the claimants to the crown. Non lo so chi è Crutch, è il tizio. We che wanted abitato. To talk to Crack on Crate. Crack. Jarl will join us shortly. He's assigned you a place of honor at the table just beside his daughter Ceres. Follow me, please. Vabbè, insomma, andiamo dalla figlia subito, così di Crack. They've seated us here. I asked them to. Wanted to meet the notorious witcher Geralt. We've met. Don't remember? That was ages ago. Yammer and I were children when you last visited Orda. But you should meet your feast mates. Allow me the dubious honor. That's Halbjorn, son of Holger Blackhand. Blue boy Lugus, madman Lugus's firstborn. And choking down a stockfish over there is Otric on Hindar. Forgive me, I remember our meeting all those years ago, but I don't recall your name. Ceres on Crate. Crack, her dad, and her big brother Yalmer call a Sparrowhawk. A Yal's daughter she is. Fat lot of good it does her. Ceres is jealous, for the one among us who performs the greatest feat will be crowned king. We all know the feats are a sideshow. Our fathers will choose who will wear the crown. What do you think they spoke to Crack about? You talk like that because you're short of strength and skill. But remember when Hjalmar challenged us all to a race up the mount? You didn't stand with us then. As he buried his axe in that stump at the top to mark his victory, you were warming your chicken bones by the fire. Had my reasons for not participating, but I would have won then, as I'd win now. Now that you mention him, just noticed Hjalmar's not here. My brother walks his own paths. But about the race, why don't we repeat it? I'm willing to challenge any of you, Witcher included. If I beat him to the top, venture to say that'll be a feat, eh? So you in? If the Witcher's in. Geralt? Gladly. What are the rules? Whoever pulls Hjalmar's axe from the stump at the top of the hill wins. Stray off the path and you lose. And here I was, ready to puke from all the boredom. Let's go! See the wakes in full swing. Lost sight of yous. Who won? I lost. Lost to a witcher, Sparrowhawk. It'd likely happen to any of us. Enough of the nather and let's drink. Can't today, for good reason, believe me. But if not today, then when?
You've been great company. Sadly, it's time we moved on. Really? Indeed. We must talk, but not here. You shall learn all beyond that door. Vabbè, tutte cose abbastanza inutili in realtà. Abbiamo fatto la conoscenza dei figli dello Yar, crack. Ho saltato, anzi ve lo dico ragazzi, ho saltato a piedi pari, anche se è aumentato questo video, ma salterò la corsa che ho fatto qui tizio, perché era una cacchiata come una cavolata e non c'ha senso. Vabbè, dai, andiamo avanti. Arriviamo al succo, al nocciolo. Allow me to introduce Geralt of Rivia, a Witcher. Geralt, Jarl Donar and Hinda, and Jarl Madman Lugos. Calling Lugos a madman's an insult to madmen. He's a common goat fucker. Call me a goat fucker one more time, and I'll chop off your head, stick it on a pike, and piss down your neck hole. Enough! Time to settle this. Here and now. Oh, ha ha ha! Giving me a true fright right now. Shat my best trousers. Put that away before you cut yourself, you cunt. Lord Skelliger's called a truce for feasts. I know the hallowed customs, but Lugos ought to know that I'll not let him raid my Hindisfjall bear. You don't scare anyone, Donar. I'll be by soon to plow your priestesses, drink from your tankard, and shit on your table. Be sure to leave a candle lit for me. Emperor would be very pleased to hear you quarrel. His Imperial Majesty is more than welcome to visit. Let him sail over here. We ain't afraid of the black ones. Raiding coastal villages is one thing. Total war with the Empire is another. Awfully mouthy, this one. Go stir your cauldron and pierce some boils, witch. Don't talk when you haven't got a fucking clue. Calm down, Lugos. No wench will teach me how to fight. That was not my intention. Sapete che mi ricorda un po' tutto questo? I believe this discussion's run its course. Già, ti fai trattare come una sgualdrina. Che sei, tra l'altro. Sapete che mi ricorda tutto questo, ragazzi? Un po', ovviamente, per la situazione in cui siamo, per le usanze. What now? Now we pay a visit to Ermion's laboratory. Ermelin. Didn't know we'd been invited. Because we've not been. E che dovemmo da fa? Allora andiamo. Anche se non dovremmo andarci. Take it, Ermion won't be there. That's right. And what's the purpose of this visit? We're looking for an object. The Mask of Erberos. No! We'll need it. Oddio, ragazzi, che avete ricacciato! Urabaro! Mamma! Why you need this mask. Oddio! I shall, in due course. Take it, you'll decide when. Correct. Vabbè, ragazzi, andiamo a cercare la maschera di Urabaro! Questa è una chicca per solo quelli che mi seguono veramente da troppo. Cioè, dai tempi di God of War Ascension. C'era Urabaro, vabbè. Vabbè, ragazzi, dai, io direi che ci possiamo salutare qui per questa puntata. Abbiamo scoperto qualcosa in più. Siamo arrivati in un nuovo punto. In una nuova. Siamo praticamente, penso, alla terza parte del gioco. Sempre più vicini alla fine, credo. Ma ci mancheranno tipo 60 ore. Aspetta, che succede? Shh, guards. Shh, adagio. The tapestry. Sparrows chip, while starlings chirp. What do jackdaws do? Jackdaws caw. Goldfinches warble, and cranes whoop. Brass peacocks screech. Hawks scream, larks trill, and doves they coo. That's all of them. What about nightingales? Ah, right. Nightingales croon. Vabbè, questi sono simili a noi. Questi hanno sempre gli uccelli in testa, noi la passera. Vabbè, battute stupide a parte. Si ricompone Geralt, secondo me due bottarelle in segreto gliela date. Quindi ragazzi, vi do appuntamento ai prossimi video. Scopriremo di più nelle prossime puntate. Vi stavo dicendo, secondo me un po' mi ricordano i... tipo i... barbari. No, i barbari.
insomma i nordici, i vichinghi. E da una certa altra parte mi ricordano un po' i clan scozzesi, no? Tipo Braveheart, che non erano mai in accordo tra loro. Ma nel momento della guerra, quando un solo ardito eroe li riunisce tutti, poi vanno d'accordo. Come, there's a ledge outside this window. We must pass along it. Vabbè, dobbiamo entrare dentro il laboratorio di Ermellino. Io però adesso, ragazzi, vi saluto veramente. Un saluto a tutti da Mike Shusha. Geralt of Rivia, being romantic. Non mi vogliono far chiudere qui. Vabbè, dai, allora facciamoci un attimo 5 minuti, chi se ne frega. Tanto taglio io, edito io, che a parte edit, ragazzi. Quando fai il walkthrough non è che devi tagliare granché. Poi noi siamo dei pro e sostanzialmente ci riusciamo quasi sempre a prima botta. Anzi, sempre a prima botta. Hobby can render a man mysterious, fascinating. Especially a druid. Must be a real nature lover. Eh già, han pagliato tutti qui. Usiamo i sensi di Witcher per ispezionare la stanza misteriosa. Beh, dai, almeno per quanto mi riguarda, cioè, sono dei grandi cacciatori, perché guardate, uccidere un orso non è cioè non è facile. Tra l'altro, ragazzi, in America quando cacciano i grizzly, una cosa che mi ha sempre strabiliato, che li cacciano con la balestra, quella trazione. Cioè, una balestra. Se voi prendete il fucile e sparate a un grizzly, non l'ammazzate manco se. Cioè, se gli chiedete per favore. Invece con la balestra a trazione, gli sparate in testa, un grizzly può morire. Che strano, eh? Come siamo arrivati a parlare di questo? Ma c'hai i guanti? Che te sei tagliato? Cosa dici? Oddio, la Madonna. They're alive. Yen, watch out. Ma che sta succedendo? Monsters. Feel them coming closer. They're everywhere. Mi sa, ragazzi, che Geralt sta fatto come le zucchine. Tra l'altro non ci hanno tolto energia. Ci siamo tagliati e stiamo vedendo la Madonna, vabbè. Cose che succedono solo a Geralt di Rivia. Facciamoli fuori e poi scopriamo il motivo. Odore di funghi. I funghetti in merdaioli con quel mio amico. Che mi sa che sta storia l'ho raccontata proprio durante God of War. Mamma mia, ragazzi, feels a go-go. Quindi frico orso. Orso del malagurio. Cioè, praticamente gli stiamo uccidendo gli animali impagliati. Ok? Vabbè, dai, ragazzi, io niente, uccidiamo questi qui. Intanto colgo l'occasione per salutarvi, perché sennò veramente niente. Voi comunque fatemi sapere che ne pensate di questa nuova parte di mappa, se vi intriga o no. In realtà è difficile dirlo, questo dobbiamo, non siamo andati ancora ad esplorare, però fatemelo comunque sapere. Abbiamo fatto un inizio stile Game of Thrones, con il re morto e un funerale adeguato. Quindi, ragazzi, voi lasciate tanti commenti, lasciate tanti mi piace. Alla prossima, ciao ragazzi. Show! What's happening? Stai fatto. You were hallucinating. You ran at Ermion's animals, sword flailing. I had to calm you. Beh, sì. Mind if we never mention this again? No. Naturally. Doors open. We'll proceed as soon as you've collected trophies of your kills. Le sue battute. Dai, andiamo al laboratorio e ce ne andiamo, dai. Anzi, salutiamoci e poi riprendiamo da questo punto. Ciao ragazzi, ciao.